Buonasera a tutti, sono l'autore del cortometraggio La casa dei 30 rumori. Ci tenevo tanto a salutarvi e a ringraziarvi infinitamente per questa selezione. Torno quando non c'è nulla che mi aspetta. Torno più grande Dunque, il visto mio che film è ora un se mi tali racconto di un forze uomo che non parte, riconosci. che non si sa se Ora ti ritorna, parlo delle se nostre mai nozze tornerà come un solo o se è formaggio tornato in una già casa delle infinite gente volte. scusce. Racconta una sorta di non luogo, no? Che è poi il luogo ancestrale della memoria, il posto delle fragole, l'angolo dimenticato del cassetto che ciascuno di noi tiene nascosto nel cuore, laddove cominciano anche i rimpianti. Allora, in questo senso si lega anche al tema del concorso, cioè quell'abbandono, quel luogo abbandonato è il luogo della propria infanzia, in questo caso la natura amena e selvaggia della Sicilia dello Zingaro, e i profumi, i rumori che condividono questi ragazzi destinati, ahimè, a separarsi. È una sorta di recherche della propria identità, una ricerca del tempo perduto compiuta da un uomo che ritorna alla sua terra e ci ritorna dal mare. Ecco, un tema poi che emerge è quello della sempre attuale immigrazione, perché abbiamo una sorta di rivisitazione dell'Odissea. Abbiamo un'Ulisse e una Penelope come due poli d'attrazione che si attraggono e si respingono. E allora abbiamo due monologhi in cui sostanzialmente ciascuno di loro sogna ciò che può davvero maturare nell'immaginazione del proprio amato. Ognuno di questi due monologhi rappresenta ciò che ciascuno di loro sogna che il proprio amato desideri. Allora io vi invito a guardare con attenzione il mio lavoro e grazie ancora per questa visibilità che date al mio piccolo film. Buona serata. E allora ti parlo delle nostre corse in mezzo allo frumento fino alla casa delle gente scrusce.